Ora accade che, mentre lo Stato si accinge a giocare con questo disegno di legge una partita decisiva contro la mafia, lo stesso provvedimento venga fatto segno di spaventose bordate. Attacchi naturalmente condotti al riparo di improbabili motivazioni umanitarie relative a pretesi diritti dei clandestini. Lo stesso ministro dell'Interno ha tenuto a sottolineare l'importanza delle norme antimafia contenute nel pacchetto, concordate con il procuratore nazionale Piero Grasso, con le associazioni anti-racket, ed ha ammonito, cito testualmente, che chi avversa questa normativa è più dalla parte dei mafiosi che non da quella dei cittadini onesti. Credo che andrebbe ascoltato con molta attenzione quel ministro che, umile e perseverante con i suoi collaboratori, ha conseguito risultati senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Due dati da soli pesano ben più del profluvio di parole pronunciate e scritte sulla lotta alla piovra. Si tratta di beni per 4 miliardi e mezzo di euro sequestrati ai boss e di oltre 170 pericolosi latitanti catturati. Tutto ciò ed altro ancora in appena un anno. Il disegno di legge in discussione si presenta con questo biglietto da visita che ne qualifica lo spirito e gli obiettivi. Teniamone conto, colleghi senatori, teniamone conto anche se comprendo che ad alcuni apparirà irrinunciabile la golosa polemica intorno a temi più idonei e fantasiosi speculazioni. Non difetta, per quanto ne dica l'opposizione, neppure la volontà di persistere con normativa mirata nella repressione, nella prevenzione dell'odioso fenomeno della violenza sulle donne. Potremmo tuttavia rilevare che il freno all'immigrazione clandestina di per sé opererà apprezzabili effetti in questo senso, considerato che dai dati Istat risulta come il 40% delle violenze carnali consumate sull'intero territorio italiano sia compiuto da immigrati, i quali però sono appena il 6% della popolazione residente. In città come Milano e Roma la percentuale degli stupri compiuti da stranieri persino supera quella dei medesimi delitti commessi da italiani. In conclusione, credo che prima di esprimere sentenze viziate da pregiudizio e demagogia su questo provvedimento, sarebbe opportuno riflettere sul giudizio che i cittadini, stanchi di restare in balia della criminalità e dell'invasione straniera, hanno riservato a questa sinistra voltandole le spalle.